Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto Buongiorno a e tutti. buongiorno a lei. Ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicine dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dottor Torchio, l'argomento di oggi vede i problemi venosi e i capillari. Innanzitutto perché si presentano questi problemi? E Allora, tra l'altro, scusi, più nelle donne che negli uomini, c'è più predisposizione sulle donne. sì, l'assetto ormonale della donna fa sì che si soffra più facilmente di ritenzioni idriche e di conseguenza di affaticamento della circolazione di ritorno, sia quella venosa che linfatica, quindi Certo. dilatazione dei capillari. Anche se la patologia venosa, quindi le vene varicose, le dilatazioni venose, sono diciamo, molto più legate ad un aspetto ereditario, oppure aggravate da lavori dove la stazione eretta è prolungata, quindi stare dietro ad un banco tutto il giorno, il parrucchiere, chi stira, chi sta 10-12 ore in piedi, ovviamente facilmente dà incontro a queste patologie venose capillari. Sicuramente per la donna questo è un problema perché si associa a degli inestetismi, si associa anche ad un peggioramento di una situazione di cui abbiamo parlato, La che è la cellulite. cellulite che ha destato molto Sì. interesse, e devo dire che possiamo fare tante cose per migliorare questa situazione. Allora, al di là del fatto che chi ha problemi venosi deve farsi controllare dal medico e stabilire questa situazione, eventualmente con dei controlli ecodoppler e poi portare le calze contenitive, direi che la cosa più importante è curare l'alimentazione, riducendo tantissimo il sale e gli alimenti salati in origine. Assumendo frutta e verdura acquosa, estratti di frutta e verdura e naturalmente andando poi a cercare quei tipi di erbe che hanno effetto di per sé diuretico. Io infatti per questo ti ho fatto un elenco abbastanza importante. La centella asiatica in particolare protegge le vene per chi soprattutto problemi di vene. Poi abbiamo l'ipocastano, il rusco e la vite svinifera che hanno effetto di proteggere i capillari ma anche effetti diuretici e il mirtillo, il semplice mirtillo che può essere consumato anche sotto forma di frutta, anzi forse è meglio, che Certo. grazie agli antocianosidi e gli antiossidanti migliora gli scambi capillari non solo a livello delle gambe ma anche i capillari della nostra vista, il mirtillo fa bene anche alla vista. E ricordiamoci i piccoli accorgimenti, tenere le gambe sollevate di notte, leggermente, magari mettendo un cuscino, ma anche coricarsi e appoggiare le gambe alla testiera del letto sollevando il bacino sopra un Per la cuscino circolazione, per tutto stimolare la questo. circolazione. Poi abbiamo tutte le posizioni capovolte dello yoga, non si fa lo yoga solo per migliorare la circolazione, è una filosofia di vita, però abbiamo posizioni molto interessanti per migliorare la circolazione e poi ovviamente sempre il nuoto, nuoto Aquagym, perché chi soffre di circolazione dovrebbe 3 volte alla settimana almeno praticare il nuoto e se questo ci annoia va benissimo l'Aquagym accompagnato dalla musica che si fa in gruppo, ma dovrebbe essere fatto tutto l'anno. Ovviamente fra tutti i rimedi naturali io vi consiglio quelli che possono essere consumati anche sul lavoro, cioè prepararsi una tisana a casa con 1,5 litri d'acqua per portarsi al suo lavoro e poter bere durante il giorno. Soprattutto durante il giorno perché serve a poco poi bere ovviamente la sera quando rientriamo rischiamo soltanto Certo. di accumulare troppo liquido nella notte e poi doverci alzare troppe volte per andare in bagno. Quindi soprattutto durante il giorno a partire dal mattino dobbiamo proteggere le nostre vene con queste erbe. Dottor Torchio, invece per quanto riguarda le calze contenitive, io leggo nei suoi appunti. Le calze contenitive dovrebbero essere portate per tutte quelle persone che fanno questi lavori in piedi e che hanno soprattutto delle dilatazioni venose, quindi già delle vene varicose. Sicuramente questa pressione dall'esterno riduce l'invecchiamento venoso, però queste persone devono consumare abitualmente tisane e rimedi naturali che migliorino la circolazione riducendo il sale perché attraverso queste abitudini di vita si riduce molto il peggioramento della situazione. Grazie dottor Torchio per i suoi preziosissimi consigli. Cari amici, vi ricordo che nel caso voleste rivedervi una puntata, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio. Buon proseguimento!